compagnia di Morena e Nazareno. Quali sorprese troveremo oggi? Buongiorno, vi avevo già annunciato che oggi avremmo avuto un altro ospite al telefono. Lui si chiama Marco Mazzoni, è un giovane artista che ha parecchio riscontro soprattutto all'estero, porta l'Italia come diciamo, tiene alta la bandiera italiana all'estero, diciamo poco, così, dai. Non è poco. Diciamo anche nel suo caso che è stato l'estero ad accorgersi di lui, cosa che in Italia magari non sarebbe avvenuta, per cui... Ecco, anche questo sia un caso frequente. Dunque, prima di chiamarlo al telefono, io vorrei leggere un racconto che ha scritto lui. È una prassi un po' particolare, no? Non leggo mai nulla all'inizio della trasmissione, però secondo me leggere questo racconto è un'ottima presentazione. Intanto lui lo ascolta. Perché è già in linea, È un'ottima presentazione, secondo me, del nostro Marco. Ho ricordi sbiaditi di mia zia, ricordi a pezzi, sfumati dalla noia dell'estate dei miei 12 anni, gli anni in cui l'estate era ancora di 3 mesi, in cui a settembre si aveva fretta di tornare a scuola e fare i confronti tra le varie sbucciature sulla pelle con i propri compagni. Si passava il tempo in casa da mia zia, in una casa umida, fatta completamente di marmo, nel centro della Sardegna, dimenticata dal turismo e dalla frenesia. Si cercava di giocare nel cortile, mentre mia zia faceva il pane nel suo forno e mi parlava di come fosse diverso il pane fatto in casa, mentre il nonno, che ormai non vedeva più, seguiva l'ombra constatando il calore della sua pelle secca. Non erano giorni felici della mia vita, non vedevo l'ora di tornare in continente. Il latte era caldo e i biscotti sempre molto più molli di quelli a cui ero abituato. Non riuscivo a socializzare con i bambini del quartiere. Parlavano in maniera differente da me. Quelle parole le sentivo anche la sera, quando mia zia si sedeva fuori per sentire il fresco e iniziava i suoi racconti con le vicine, tutte vestite di nero, tutte consumate dal tempo e dal sole. Ci ho messo 20 anni a capire quanto sia stato importante quel momento, quella casa, quegli odori, quei racconti. Mia zia aveva un piccolo orticello dietro casa e ogni volta faceva un rantolo strano quando doveva cogliere qualche foglia, qualche pianta, qualche fiore. E subito dopo mi diceva, mentre io cercavo di immaginarmi con la mia bicicletta scassata nel bel mezzo di una corsa all'ultimo secondo che valeva il titolo mondiale, «Vedi? Questo è lo stramonio, è bianco come la luce che non riesce a guardare». E poi mi diceva cose strane, frasi tipo «Se fossi vissuta qualche secolo fa mi avrebbero dato fuoco». La sincerità con cui mi parlava era quella di una donna che conosceva l'ignoranza di un bambino di 10 anni vissuto in città. E allora si lasciare in racconti di piante che facevano bene all'anima, di rituali strani che un po' mi facevano paura, di figure fantastiche che la gente credeva non esistessero più, ma che in fondo, nelle pieghe di un'Italia che stava crescendo troppo per crescere tutta, c'erano ancora. E allora mi parlava di come era grande la sua regione, la sua cultura, la gente che abitava lì e che aveva costruito case di pietre, che si aiutava esclusivamente con quello che gli dava la natura. Non serviva nulla a quei tempi, solo la conoscenza, solo l'anziana che in ogni paese sapeva cosa fare e perché. Nell'agosto dei miei 10 anni mia zia decise di cambiarmi la vita. Una mattina arrivò dalla spesa con un astuccio pieno di pastelli e mi disse «Ti stai annoiando, lo so, ma ti devo chiedere un favore. Ti chiedo di disegnare le cose che racconto, le persone che ti descriverò da adesso in poi». E io mi misi. Non c'era null'altro da fare se non guardare il nonno che era capace di stare fermo così tanto che dovevo osservarlo respirare per capire che non era morto. Mi misi e non ho mai smesso. Non ho mai smesso di cercare quei racconti, di interpretarli e di dare un senso alle mie giornate ancora oggi noiose e sbiadite. Forse un giorno la chiamerò mia zia. Non l'ho più vista dopo quell'estate. Per dirle cosa sto facendo oggi. E come sia ancora legato ai suoi racconti, a come quei racconti sto cercando di portarli in giro per il mondo. Ma in fondo so che non lo farò, perché il ricordo sbiadito è anche quello del suo sguardo, e lei già sapeva tutto, prevedeva il futuro, come dicevano le sue vicine quando andavano a chiederle dai rispettivi mariti.
Che strano, io pensavo. A lei chiedono, che non si è mai sposata. A cosa servirebbe dire: ciao zia, ti ricordi di me? Ti ricordi che mi hai fatto disegnare? Beh, adesso disegno per mestiere. Lei lo sa, perché lei è in tutte le mie opere. È quel soggetto che si ripete quasi paranoicamente, è quella donna che sta al centro di ogni piccolo sistema, è quell'essere umano che ha capito come fondersi con la natura per catturare il momento esatto in cui tutto è giusto. È la nostalgia che odio. È un altro mondo impossibile. Ecco, a questo punto noi dobbiamo introdurre il nostro ospite che è in linea. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ciao Marco. Ciao, come va? Bellissimo il tuo racconto, non potevo non cominciare questa mattinata con queste parole che sono disarmanti a un certo punto, perché descrivi tutto così in maniera naturale, così semplice, che colpisce veramente al cuore. Ma sì, no, più che altro l'avevo preparato per una mostra proprio perché nella mia timidezza c'è sempre il problema della descrizione del lavoro, e quindi d'accordo con la mia gallerista in quel momento lì avevo deciso proprio di preparare un racconto in modo che la gente lo potesse leggere e non farmi domande, che è una cosa fondamentale per me durante le mostre. Mm. Come mai ti trovi in difficoltà se qualcuno ti fa delle domande? Ma è perché cambia l'aspettativa, molte persone interpretano a loro modo, a volte anche molto più interessante di quello che penso io in fondo, quindi è più interessante quando sento le loro opinioni piuttosto che quando mi chiedono loro cosa ci vedo io. Ecco. Sono d'accordo con te, infatti è sempre molto bello quando, no, chi usufruisce della nostra arte ci offre la propria prospettiva. Scopriamo anche qualcosa di noi stessi, non credi? Sì, assolutamente, anzi, anche quella cosa lì fa un po' paura, però va bene così. Senti, io vorrei un attimo spiegare così a grandi linee quella che è la tua opera. Io invito tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, se non hanno presente i tuoi lavori, di andare magari su internet per visualizzarli tramite una ricerca Google, Marco Mazzoni, e vedere di cosa stiamo parlando. Questi volti molto particolari che sono in parte cancellati, no? Privati spesso degli occhi e quindi anche della vista, che ci costringono un po' a immergerci nella psiche di questo personaggio, e personaggi che sono sempre contornati da una natura molto forte, molto rigogliosa, che spesso si impossessa anche della scena avvolgendo il soggetto. Ci racconti un attimo il momento di passaggio fra quelle che sono state le tue prime opere, dove comunque i volti, seppur erano segnati e lividi, avevano dei connotati di normalità, no? A queste successive, che sono poi diventate un po' il tuo marchio di fabbrica, chiamiamolo così, questi volti che hanno questa particolarità evidente. Sì, è stato uno sbaglio, nel senso che no, ed è un giorno in accademia stavo disegnando un ritratto e mi era caduta una macchia sugli occhi. Avevo iniziato a paciugarci sopra per cercare di nascondere la cosa come errore. Ho capito che era da buttare via. Dopo qualche anno, quando l'ho ripreso in mano, vedevo la cosa, cioè, dal mio punto di vista abbastanza interessante, quindi ho deciso a quel punto lì di ragionare su questo tipo di lavoro. C'era anche un problema tecnico, nel senso che molti mi scambiavano fino a 5-6 anni fa per un puro ritrattista, che è una cosa abbastanza, cioè, fantastica, che io non ne sono capace. Infatti i ritratti poi, quando me li chiedevano, venivano sempre scartati perché davo 10-15 anni in più alle facce e togliendo gli occhi viene abbastanza naturale vedere una faccia, non la faccia, cioè perde completamente la connotazione soggetto, e questo mi permette di più di lavorare come se fosse una natura morta. Ecco. Ho capito. E la donna comunque impera nelle tue opere. Sì, cosa rappresenta per te la figura femminile? Sì, dici. Dal punto di vista anche mitologico, non lo so, se vogliamo svincolarci un po' dall'ordinario, che simbolismo no, si cela? P-
più che mitologico, cioè io sono sempre stato convinto che soprattutto in Italia, soprattutto l'Italia fosse, e ancora oggi secondo me sotto certi punti di vista, mm-hmm. una società fortemente matriarcale. Mm. E nel momento in cui io devo, cioè secondo me nel momento in cui l'artista oggi, l'artista contemporaneo che ha molte possibilità anche fuori dall'Italia, deve rappresentare il suo genius loci. Quindi se sei italiano, cresciuto in Italia, una delle possibilità che hai, secondo me, è quella proprio di rappresentare il femminile che c'è all'interno anche della forza sociale che c'è stato. E quindi da qui mi sono sempre mosso sulla figura della donna e sulla figura delle piante, proprio per questo, perché comunque cioè, è quasi una rappresentazione culturale di quello che io ho vissuto e che penso che molti italiani abbiano vissuto, almeno i figli degli anni '80 nei paesini come ero io, ecco. Ci ribelliamo un po' all'affermazione di quel politico che ci tacciava di essere dei bamboccioni. Noi siamo bamboccioni e ce ne vantiamo a un certo punto. No, cioè non sul bamboccione, proprio sulla questione della società. Sì, stavo scherzando. La composizione della famiglia, per quanto sia il padre, almeno la famiglia quella storica, cioè per quanto sia il padre quello che portava a casa i soldi, comunque era la madre che comandava. Cioè, sì, assolutamente. Su questo sono d'accordo. Effettivamente sì, è vero. Assolutamente, ecco. Oggi dicono che le donne comandano molto meno di una volta, però non so se è vero. No, non lo so, anche perché poi su quello non posso mettere becco. Diciamo che è una mia esperienza, per cui soprattutto in Sardegna, cioè non tanto sulla costa, ma nella zona centrale, quella proprio all'interno, c'è questa matriarcalità molto forte. Infatti è tutto donna, il paesino, quando passi per queste strade all'interno di questi paesini vedi le donne fuori di casa, perché gli uomini magari sono al lavoro, però cioè, la società è femminile da quel punto di vista lì. Comunque leggevo anche in questi giorni, mi documentavo un po', no, su quello che era in maniera più specifica il tuo pensiero riguardo a ciò che fai. Ho colto molto anche questo riferimento alla figura mistica della donna, intesa anche come strega, come dominatrice un po' delle forze della natura. Questa visione più, sì, chiamiamola mistica, no? Beh, cioè non so quanto mistica, nel senso che qua è proprio un problema storico, nel senso che in Italia abbiamo tacciato di stregoneria le curatrici, che erano un personaggio molto più complesso e sicuramente molto diverso rispetto a quella che è la rappresentazione delle streghe, nel senso che c'era una cultura della medicina naturale che era in mano a queste donne che facevano anche le levatrici, che erano quelle che facevano nascere i bambini, che erano quelle che gestivano proprio il paese dal punto di vista sia della salute che di tutte queste cose qua. Storicamente poi queste donne pian piano sono state tacciate, questo in tutto il mondo, perché poi ci sono anche i casi più estremi in Inghilterra o cose del genere, forse in Italia un po' meno, però c'è un po' un cambiamento di questa figura. La cosa interessante è capire storicamente quanto queste donne in fondo erano importanti. Ma forse il discorso che può essere fatto è che appunto la figura di queste donne era talmente importante e fondamentale che in un'epoca in cui l'uomo voleva, no, dominare ad oltranza, in qualche maniera dovevano essere limitate, controllate. Sì. Cioè, secondo me è stato proprio fatto quel lavoro lì di chiamarle in un'altra maniera, proprio per cancellarle, esatto, sia esatto. dalla società in cui vivevano che dalla storia, perché poi alla fine storicamente noi facciamo fatica a parlare di curatrici o di levatrici oggi, anche la figurazione che stava intorno, proprio l'immagine narrativa della donna di quel periodo lì, con quelle capacità lì, è la strega, quindi una vecchia piegata, quando non era così. Quindi è vero. È stato anche questo lavoro molto, molto interessante. Ecco. Guarda, ti fermo un attimino perché mandiamo il primo pezzo e poi riprendiamo da questo punto, perché è un argomento che a me personalmente interessa tantissimo.
Ho altre considerazioni e discorsi da fare con te riguardo questo. Adesso un po' di musica. Intanto ci ascoltiamo il primo pezzo che tu hai scelto. Ho selezionato alcune canzoni da quelle che mi hai segnalato. E il primo pezzo è dei Volcano Choir con Comrade. Se ne va questa pioggia di Questa bella note, canzone, e molto noi bello questo torniamo al pezzo. nostro Marco. Torniamo dal nostro Marco che è sempre in linea. Sì, assolutamente. Riprendiamo assolutamente da dove abbiamo lasciato il discorso e volevo considerare questo aspetto, ossia che tu in qualche maniera rendi giustizia, io credo, alla figura della donna, sia nel passato. Ma anche proiettandolo nel presente. Secondo me, in un momento storico così difficile per le donne, e uno dei tanti, diciamolo, dove ogni giorno siamo alle prese con casi sempre più violenti, anche frequenti, no, di femminicidio, trovo che la tua sia una portentosa opera di sensibilizzazione, magari fatta anche senza volerlo. È un messaggio che porti avanti e che dovrebbe essere divulgato con molta forza. Non so, magari Ma cercare di sì, no, fare su anche un questa cosa, libro. una piccola parentesi, l'unica volta, ed è stata abbastanza una questione particolare, che sono stato pubblicato, cioè sono stato pubblicato da Playboy con queste opere, che è una cosa Ah, vedi? all'interno di un racconto proprio contro il femminicidio, cioè contro il Bene. femminicidio e la figura della donna, quindi nella rivista che meno si pensava, però avevano fatto tutta una struttura, conoscevo il direttore, che è un fantastico personaggio, sempre arrabbiato col mondo, giustamente, che aveva dato questo tipo di svolta alla rivista un paio d'anni Molto fa, e interessante. molto politica. Sì, che non so quanto sia stata apprezzata dai fruitori di Playboy, ma quello è un altro discorso. Vabbè, ma credo Quindi che da qualche parte bisogna cominciare a smantellare, no? Certe mentalità un po' radicate. Per cui sì, va bene la figura della donna, sempre così molto disponibile, agile sensuale il focolare, e seducente, però questo non significa che la donna sia solo oggetto di desiderio, no? Perché in fondo sì, anche no, nelle tue assolutamente. opere, le figure Beh, sono molto sensuali da un certo punto di vista. lì è l'atto performativo del soggetto, cioè proprio della cura. Nell'impianto narrativo del lavoro, cioè c'è proprio questa mia intenzione di far vedere proprio la potenzialità dell'unione con la natura e della cura. Io, cioè, più che donne, è una questione proprio umana, cioè vado un po' più in là, nel senso che secondo me, al di sopra dell'uomo e della donna dovremmo un attimo iniziare a ragionare su tutto quello che stiamo buttando via dal punto di vista della cultura medicinale e anche del rapporto con la terra, che adesso noto anche a Milano sta un po' tornando di moda perché vedo molti negozi filo contadini, che sono una cosa eccezionale, però si è un po' perso questo, nel senso che non stiamo dentro l'appartamento. Pensiamo che l'aspirina risolva tutto, invece, secondo me, ci si deve dedicare proprio di più a una tranquillità essenziale nei confronti di tutto. E quindi a questo punto qua, superando proprio cioè dando già per scontato che si deve superare assolutamente il rapporto uomo-donna. Sono d'accordo con te, spesso io, magari chi mi ascolta può arrivare a tacciarmi un po', no, di femminismo, ma in realtà non è così perché a me preme appunto questo aspetto, che l'uomo e la donna arrivino, no, ad Armonia, un'armonia equiparata, no? sì, no, ma È cioè, solo è proprio questo. una questione di termini. Non è più femminismo, è antimacismo, no? Ed è un'altra cosa, perché cioè, femminismo dovrebbe essere un estremo di una cosa, invece cioè, bisognerebbe avere una situazione normale. Cioè, Esatto. l'estremo è proprio il macismo, e quindi è l'antimacismo, no? Oggi che dovrebbe Arrivare essere ad una la figura. situazione di assoluta armonia e diciamo che il messaggio recondito alla fine, ma non troppo, della tua opera è dunque questo ritorno alla natura, no? Una metamorfosi dell'essere che separata poi diventa organo e partecipe di tutto.
È anche una maniera per promuovere una semplicità, un approccio più semplice, no? Nelle cose. Sì. Tieni conto che io ho fatto l'adolescenza negli anni 90, quindi avevo questi grandi miti poco epici, tipo Neil Gaiman, Kurt Cobain, questi Infatti, personaggi ti stavo facendo anche questo no, riferimento. erano rivoluzionari con la camicia da boscaiolo, Sì, quindi cioè, esatto. non serve più quel gesto o quel tipo di. Secondo me, anzi, siamo così esasperati dalla quantità di cose che potremmo fare un passo indietro e rivedere tutto un attimo con più calma, ecco. Cercare tutti di andare a togliere fronzoli eccessivi e ritornare al nocciolo della questione, come si suol dire. Un altro piccolo dettaglio tecnico, così giusto per offrire un panorama più congruo, no? Della tua opera. Precisiamo che tu sei un artista che disegna con i pastelli, carta e pastelli, giusto? E già Sì, matite questo colorate. ti rende così particolare, secondo me. Ci racconti un po' il perché di questa scelta, che poi alla fine mi dicevi non è stata una scelta, no? Ma un Sì, no, percorso. è una questione per quanto posso, cioè, se fossi capace di dire che concettualmente una decisione presa con tutti i crismi, la verità è che non sono capace di dipingere, nel senso che non sono mai stato in grado di usare materiale liquido, ma neanche i pastelli acquerellabili, assolutamente. Quindi è stata proprio una necessità nell'urgenza del disegno, e dovevo farlo con la cosa per cui ero più portato, ecco. E E quindi infatti l'altro ecco. giorno me lo raccontavi e così scherzando dicevamo: Ma mi raccomando, non lo dire questa cosa, Invece l'abbiamo non lo detta. facciamo sapere. Esatto, che quello ridevo. Ma vedi, dal mio punto di vista, a me invece fa piacere che questa cosa sia venuta fuori perché è un concetto importantissimo, ossia ognuno può puntare su quello che è il proprio talento specifico e elevarlo all'ennesima potenza, come hai fatto tu. Sì, cioè, allora, è verissimo, nel senso che è stata anche la mia fortuna, perché poi Certo. molte porte mi si sono aperte proprio perché sembravo un estremista del disegno e quindi cioè, con una particolarità in più. Devo dire che è stato faticoso perché in Italia soprattutto il sistema artistico, la carta e le matite le vede come la parente povera dell'olio su tela, quindi però non ci lamentiamo assolutamente poi. Anche perché non è che si può essere bravi in tutto, anche perché secondo me chi vuole essere bravo in tutto poi non è bravo in nulla. Nel senso, alla fine ti puoi esprimere il massimo di te stesso in un campo, tu due se sei un genio, però ecco, non è che uno. Sì, no, quello assolutamente. No, ma poi è anche più facile, nel senso che la quotidianità è molto più piacevole perché io ho la mia ragazza convivente che fa l'artista, lei dipinge e c'è proprio tutto un rituale iniziale per cui io non avrei neanche la pazienza, lavare i pennelli, stare attento alle asciugature, cose che io È non vero. concepisco. No? Quindi bisogna aiutare anche la gente a scoprire i propri talenti, no? I nuovi talenti in che No, senso? i I propri propri, talenti. propri. Ah, no, sì, assolutamente. Cioè anche perché siamo abbastanza in un periodo veloce, rapido, quindi possiamo buttarci da qualsiasi parte vogliamo oggi, che le porte sono abbastanza aperte e Sì. quindi tanto vale fare quello che ti viene più naturale, È ecco. vero, è vero. Dicevamo prima che tu sei particolarmente affermato, diciamo, all'estero, no? E collabori con l'importante Jonathan Lavin Gallery di New York. Come ti si sono aperte queste porte internazionali? Ma è un mondo un po' strano, nel senso che io devo tutta la situazione ai blogger di arte americani che sono molto seguiti, cioè proprio il blogger in America è una figura molto potente, molto più forte del giornalista in Italia oggi, e mi hanno scoperto questi blogger e i galleristi,
guardano molto quali sono gli artisti che gli possono interessare e cose simili, e sono stato scoperto tramite un blog. Lui mi ha contattato, mi aveva chiesto di iniziare a collaborare, è andata bene la prima, quest'anno è andata bene anche la seconda, adesso vediamo. Sì, cioè, la mia è una carriera strana, perché io sono dovuto andare là per tornare qui, quindi c'è un po' una cosa un po' un diversa. Percorso quasi a ritroso, no? Sì, sì, come una persona che si gratta l'orecchio destro con la mano sinistra, quindi va bene così. Ascoltavo anche un'altra tua intervista dove così accennavi al panorama, no, dell'artistico italiano e un po' ai meccanismi che lo guida. Secondo te come bisognerebbe battere questa certa mentalità italiana un po' troppo schematica e castrante per gli artisti? Cosa bisognerebbe fare? Ma secondo me si sta abbattendo da sola, nel senso che è comunque così girata su se stessa. E non, cioè, io la differenza che ho riscontrato è che in Italia le gallerie d'arte, adesso mi prendo anche la responsabilità di quello che dico perché non è il massimo della vita, però l'arte contemporanea ha un pubblico di addetti al settore e non, ed è una cosa che da qualsiasi altra parte faccione mostre non c'è. Arriva anche lo studente di legge al secondo anno che però, cioè, gli piace l'artista e queste cose qui. In Italia abbiamo un po' allontanato la figura proprio del pubblico puro, più interessati forse alla vendita e al fatto, quindi quando vai alle mostre in Italia sono tutti collezionisti, critici, artisti e galleristi, basta. Non... Gente e questo del è settore. Un po' quello che limita. Gente sì, del sì, settore, esatto. Diciamo così. E questo anche dipende un po' forse dal mercato, no? Un po' fa girare questa roba. Beh, adesso proprio dal punto di vista tecnico, ad esempio il mio gallerista di New York mi aveva detto chiaro e tondo: io sono la galleria dei ventenni, nel senso che vengono questi giovani ventenni, però dal punto di vista proprio del mercato, fra 30 anni questi sono tutti miei, fra 10 anni questi sono tutti i miei collezionisti, quindi cioè, forse la galleria contemporanea oggi in Italia subisce un po' quello che è l'Italia, nel senso che si cerca proprio di navigare a vista e non si fanno progetti lunghi. A lungo scadere. Esatto. Sì. E questo allontana completamente i giovani, ecco. Sì, dal momento che tu offri un panorama, no, che è quasi di nicchia, le persone sono un po' scoraggiate dall'avvicinarsi, diciamo così, no? Beh, tutto sembra un po' troppo complicato, un po' troppo esclusivo. Sì, esatto, però... Beh, però i giovani stanno perché non dovrebbero essere contenti di navigare a vista, visto che sono così vivaci... No, i giovani sì, no, dico i galleristi, cioè tutto il sistema che dovrebbe essere quello che gestisce, dovrebbe fare anche dei progetti a lunga scadenza, anche dal punto di vista del pubblico, nel senso che, come ti dicevo, questo mio gallerista, cioè su 120enni studenti che vengono lì, 10 anni dopo, 3 o 4 saranno collezionisti suoi, compreranno dei quadri. Non li caccia via dalla galleria, come... E quindi, cioè, invece qua, se non sei un collezionista, un addetto è un po' come quelli che non ti danno il lavoro perché non hai esperienza, no? Ma se nessuno te la fa fare. Sì, esattamente. Ma poi è un cortocircuito, ma l'arte contemporanea, secondo me, è proprio lo specchio della società, quindi anche con i suoi pregi e anche con i suoi difetti da questo punto di vista qua. Facciamo un'altra piccola pausa, cosa ne dici? Va benissimo. In musica. Questi sono The Jezebel con Prisoner.